Quello di cui andiamo a parlare sono le ultime parti, cioè sono gli impianti domestici e poi vedremo anche la fognatura nera. Naturalmente quelli che vi faccio sono dei cenni, però vi danno le indicazioni generali su tutta la problematica. La prima cosa di cui dobbiamo tener conto è l'allaccio alla strada. Vi arriva dalla strada quello che vedete segnato nel numero 7, che è la condotta pubblica. Dalla condotta pubblica c'è un allaccio su ogni edificio. Questo allaccio ha una saracinesca, una chiave comunque di chiusura che è sempre sulla parte pubblica. E poi la condotta, generalmente di dimensioni minori, sicuramente non inferiori al pollice, che fornisce l'acqua all'edificio. All'interno vedete lo schema idraulico sulla sinistra e un disegno un po' più rappresentativo sulla destra. Avete poi l'insieme di sistemi che sono presenti, che voi del resto potete anche verificare guardando l'allaccio di casa vostra o che voi vedete. C'è una prima saracinesca che permette di chiudere il contatto, c'è una valvola di non ritorno, cioè che consente all'acqua di entrare in casa ma non di uscire dalla casa verso l'acquedotto, un misuratore di portata e poi un rubinetto di scarico per scaricare eventualmente per la manutenzione il sistema, e infine un'altra saracinesca di chiusura. Più o meno questo schema è quello che avete già visto altre volte, per esempio quando abbiamo parlato dei serbatoi, cioè due saracinesche che presidiano una serie di dispositivi che poi servono a contare per esempio l'acqua che passa, oppure per fare l'operazione di scarico. Come viene fornita l'acqua ad un edificio? Non è mai fornita in questo modo come è scritto, come è fatto in questi disegni, o quasi mai, però sarebbe necessario una disposizione di questo tipo, cioè l'acqua viene fornita su un edificio di più piani attraverso dei montanti che sono delle condotte che salgono, qui sono messe agli angoli dell'edificio. Non devono essere necessariamente in quella posizione, sono messe ai quattro angoli dell'edificio che qui è supposto essere il parallelepipedo, in modo da ottenere all'interno dell'edificio medesimo una distribuzione omogenea dei carichi e delle portate. Ad ogni piano vi sono poi le mandate alle singole utenze. In alcuni casi, o anzi in tutti i casi, sarebbe meglio costruire due maglie chiuse, una alla base e una alla sommità dell'edificio medesimo, sempre per questo problema di ridistribuzione di carichi equilibrata, resilienza alle rotture e cose di questo tipo. In un edificio costruito qualche tempo fa, la presa della condotta stradale potrebbe essere unica, anche se in realtà ci sono più utenze. In questo caso la fatturazione viene fatta all'edificio, per esempio, poi i condomini si distribuiscono la spesa di acqua in funzione, per esempio, dei millesimi. In realtà la distribuzione moderna dovrebbe essere simile a quella ultima che vedete in basso, in cui ad ogni utenza corrisponde un misuratore di portata, ognuno si paga la sua. Voi sapete che il 70% delle cause civili in Italia è dovuto a questioni condominiali. Quindi questo vi fa capire che una configurazione come quella che voi vedete sulla parte finale è preferibile rispetto alle altre. Dopo nelle assemblee di condominio si litiga su cose impossibili, cioè che osservate da fuori sembrano irrilevanti, ma è così.
Nelle condutture che sono, le condutture che sono all'interno sono normalmente del tipo che abbiamo già visto, ma spesso potrebbero essere anche in rame, non solo nei materiali che abbiamo visto, non solo i materiali plastici oppure. In ogni caso, rispetto alle cose che abbiamo già visto, queste condutture devono tener conto della dilatazione termica, per cui per esempio ci sono. Sono fatte queste curve, il tubo è curvato in modo tale che per esempio la dilatazione termica vari l'angolo di curvatura, quindi la posa in opera del tubo deve essere fatta in maniera tale da lasciare questa possibilità, oppure come vedete nel caso finale in basso a destra ci sono c'è un soffietto che va a compensare la dilatazione termica delle condutture poste direttamente all'interno dell'edificio. Chi fa il progetto di idraulico di un edificio? Beh, potrebbe essere anche un ingegnere civile, anche se di solito nella pratica tutti i giorni, diciamo, queste cose sono demandate all'idraulico che fa il lavoro, che qualche volta può essere anche lui un ingegnere o quantomeno un perito o un geometra che di queste cose comunque ha competenza. Come si attribuiscono i consumi all'interno di un singolo edificio? Nelle precedenti lezioni noi abbiamo visto che all'interno di un edificio esistono, diciamo, delle assegnazioni più o meno standard secondo le tipologie di edificio riguardo ai consumi, però di recente all'interno delle norme UNI sono entrati anche questi elementi che si chiamano unità di carico, cioè ad ogni dispositivo che compare in un edificio, ma anche in un appartamento, supponiamo, voi avete, non so, due bagni con quattro rubinetti, due rubinetti per ciascun bagno, una doccia su un bagno, che ne so, per esempio, e poi avete un water, avete una cucina in cui potete andare a contare i singoli elementi. E su queste tabelle che sono normate, a ciascuno degli elementi è associato un'unità di carico. Questa unità di carico, grosso modo, fa riferimento ad un utilizzo, cioè poi viene moltiplicata attraverso degli abaci che vediamo dopo. Quindi voi andate in queste tabelle dove vedete ci sono anche riportate combinazioni, perché quando voi siete in bagno, non è, a meno che non siate un bambino piccolo, non è che accendete il bidet, la doccia, tirate l'acqua del water e anche se proprio, questo succede, insomma, in casi rari. Io ricordo di averlo fatto in qualche momento per giocare, di essere stato redarguito dai miei genitori a suo tempo, di non farlo, e infatti non entra in queste combinazioni. Come vedete nelle combinazioni, in pratica alle combinazioni di questi elementi viene attribuito un certo numero di unità di carico che non è che è minore della somma dei contributi, cioè dei singoli pezzi. Una volta che avete queste unità di carico, quindi in realtà le unità di carico le potreste anche usare in fase di progettazione, quando voi avete le norme urbanistiche, potete associare, che ne so, ad una certa tipologia costruttiva di norme, un numero per esempio di bagni, un numero di servizi, quindi tutti gli elementi che compaiono in queste tabelle UNI. Nel momento però in cui avete un edificio, potete anche considerare che contemporaneamente all'interno dell'edificio non tutti già l'avevamo visto, diciamo, nelle tabelle dell'unità di carico, ma anche comunque all'interno dell'edificio, per esempio questo, non tutti gli elementi presenti vengono usati in contemporanea, quindi c'è un abaco
che riporta più o meno una conoscenza statistica che vi dice che se le unità di carico per esempio sono 1000, i litri al secondo che voi dovete fornire all'edificio sono per esempio attorno ai 12-13 litri al secondo. Queste sono delle curve statistiche che sono rappresentate. Dopo naturalmente queste cose si vanno anche, questa potrebbe concorrere a determinare la portata, diciamo, media giornaliera di questi elementi. Cosa succede? Questo per il dimensionamento delle portate all'interno di un edificio. Cosa succede se un edificio è più alto di 3 piani? Chi se ne frega, se uno deve avere tanti soldi per costruire un impianto di 3 piani si arrangerà, dice il sindaco. È ovvio che la prevalenza che viene fornita varia da paese in paese, anche in dipendenza dalle caratteristiche morfologiche. In alcuni punti, per esempio qui da noi nelle valli, dare un carico piezometrico, a meno che non si ottenga direttamente con il pompaggio, può essere anche relativamente facile perché le sorgenti sono in quota, quindi uno potrebbe fornire anche un carico relativamente più elevato che in altri luoghi, più dei 15 metri prescritti, senza sostanzialmente affrontare dei costi. Però se invece il costo viene dato dal pompaggio, ma in realtà se andiamo a vedere anche l'impianto di freddo di Rovereto, poi ha a che fare con il pompaggio, quindi la piezometrica viene fornita da queste pompe che la danno come carico. E quindi bisogna porre dei limiti per esempio, di dire che oltre il terzo piano una certa utenza si deve fornire di un sistema di pompaggio per rifornire i piani più alti. Questo sistema di pompaggio di solito è dato da un'autoclave. Che cos'è un'autoclave? Beh, lì ne vedete essenzialmente tre configurazioni, cioè intanto l'autoclave è un involucro normalmente in acciaio in cui c'è la compresenza di aria in quella che viene chiamato polmone verso l'alto e di acqua. L'aria del polmone è in pressione, quindi avrà una pressione più alta di quella atmosferica ed è quella parte che dà il carico piezometrico che poi viene utilizzato all'interno dell'edificio. È chiaro che un sistema di questo tipo può essere posto a terra, ma può essere posto anche in un piano intermedio dell'edificio, per esempio in un grattacielo, da qualche parte devo avere l'Hancock Tower. In un grattacielo ogni tanto ci sono dei piani in cui ci sono dei sistemi di pompaggio e cose di questo tipo. Allora l'autoclave in sé è l'involucro di acciaio, ma chi fornisce la pressione appropriata all'aria che sta in mezzo? Beh, la fornisce una pompa, quindi viene usata per produrre la pressione dell'aria che poi spinge l'acqua e spinge l'acqua nella direzione avremo modo in generale avremo la necessità di due tra virgolette pompe, una che aumenta la pressione dell'aria e una che serve comunque per riempire l'autoclave di acqua in maniera opportuna. Il primo piano che vedete sopra è direttamente allacciato alla rete, cioè c'è la rete, ci sono i vari strumenti, le valvole, le saccinesche che vi ho mostrato prima, poi c'è immediatamente il sistema di pompe. Sistemi più complessi in realtà prevederebbero un serbatoio intermedio in modo da staccare idraulicamente
quello che succede in rete da quello che succede all'interno dell'edificio, sia in un senso che in un altro. E per esempio allora c'è l'interposizione del sistema interno di che cosa? O di un'altra autoclave che in questo caso funziona solamente da cassa d'aria, cassa, cioè non è, e ho un vero e proprio serbatoio come quello che vedete segnato in basso. Il problema è quanto grandi devono essere queste autoclavi, in particolare quanto è grande il polmone, quanto è grande il volume di oscillazione dell'acqua all'interno di un singolo autoclave. Ok, questo ve le leggete da voi, su tutta la storia delle autoclavi, ma noi siamo già qua. Come vedete, la questione che possiamo calcolare è questa. Io devo far funzionare una pompa per far passare il livello dell'acqua da un livello diciamo massimo, che è quello in cui il polmone ha volume V1, questo in alto, a un volume minimo di acqua, che è questo in cui il polmone ha un volume V2. Questa è la portata che io fornisco al mio sistema. La pressione qui dentro quanto dovrà essere? Beh, la pressione qui dentro dovrà essere sufficientemente elevata, ma dovrà essere più dei 15 metri se voglio fornire piani superiori al terzo, e inferiore per esempio a 60-70 metri, sempre perché comunque all'interno della rete di acquedotto, diciamo locale, le prerogative dell'acquedotto, le indicazioni progettuali che avevo dato per l'acquedotto devono essere rispettate, cioè non devo avere carichi troppo elevati. Che cos'è? Quindi io devo dimensionare una cosa che è un volume di acqua, nella sostanza un impianto di sollevamento. Questo mi deve ricordare un'altra cosa, ottenendo certe pressioni che sono quelle che vi ho appena detto. Chi in pratica attua queste azioni sono delle pompe. E allora, se sono delle pompe, come voi sapete, le pompe hanno dei limiti, cioè hanno dei limiti che sono legati alla portata che possono fornire, alla prevalenza che possono fornire, ma in questo caso la prevalenza è legata, diciamo, alla pressione dell'aria che voi mettete nel volume, nel polmone dell'autoclave, e al tempo di ciclo. E che cos'è il tempo di ciclo? Il tempo di ciclo è il tempo di riempimento più il tempo di vuotamento. Di quale volume? Del volume che in questa slide vedete tratteggiato, dove il tempo di ciclo è uguale al tempo di riempimento. Il tempo di riempimento sarà uguale a V2 meno V1, diviso che cosa? Se stiamo parlando di tempo di riempimento, sarà la portata Q che la pompa fornisce meno la portata Q con M, che è la portata media che gli utenti utilizzano. Mentre il tempo di vuotamento è sempre il volume V2 meno V1, questa volta riempito, però prima era vuoto, era da riempire, diviso la portata Q con M, che è quella che utilizzano gli utenti. Sapete che la portata che utilizzano gli utenti deve essere minore della portata che la pompa deve essere in grado di fornire, questo per garantire che ci sia sempre una fornitura adeguata di acqua. Quindi si può scrivere Q con M come alfa con un alfa, un valore compreso tra 0 e 1, Q. E il problema si riduce a quello che già è un problema simile a quello che avevamo già affrontato negli impianti di sollevamento per le fognature, in cui il tempo di ciclo è uguale, che cosa? A V2 meno V1 diviso Q
sì, diviso Q per 1 su alfa più 1 diviso 1 meno alfa. La soluzione di questo problema è esattamente la stessa, è lo stesso problema alla fine da un punto di vista formale matematico che avevamo già avuto in precedenza. Derivando rispetto ad alfa si va a trovare il rapporto rispetto alla capacità della, di pompaggio della pompa, cioè la capacità Q, la portata Q che la pompa è in grado di pompare e la portata Q con M che è quella che gli utenti della casa, in questo caso dell'edificio, sono in grado di assorbire, ovvero la domanda dell'edificio. Alfa è uguale a un mezzo, quindi il tempo di ciclo minimo è uguale a V2 meno V1 per 4 diviso Q. V2 meno V1 è in realtà l'incognita del nostro problema, cioè quanto dobbiamo lasciare oscillare l'acqua all'interno del nostro autoclave e di conseguenza quanto grande dobbiamo prendere l'autoclave. Dopo magari l'autoclave la prendiamo di un volume che è 2, 3, 4 volte questo volume di oscillazione, in modo che ci sia sempre una certa quantità di acqua all'interno del nostro serbatoio di autoclave. Come facciamo a risolvere questo problema? In questo caso il problema però è diverso, un po' diverso da quello di prima, perché qui abbiamo anche nel movimento, nel passaggio del volume V2 a V1, andiamo a comprimere un gas. Possiamo pensare in prima approssimazione che il fenomeno, il ciclo che avviene nel comprimere il gas è un ciclo adiabatico, senza acquisizione di energia o rilascio di energia. In questo caso la legge che regola il rapporto dei volumi, in particolare il volume V1 e il volume V2 dove si trova il gas, è regolato dalla legge di Boyle-Mariotte, che vi dice che la pressione del gas per il volume del gas elevato ad un certo esponente Q, K scusate, un certo esponente K, prima è una costante, quindi abbiamo P1 V1 alla K, cioè sì, P1 V1 alla K uguale a P2 V2 alla K. La legge di Boyle-Mariotte ci dice anche che in queste condizioni di trasformazione adiabatica K è uguale ad 1.4. Quindi che cosa traiamo da questa ulteriore informazione? Da questa ulteriore informazione traiamo che P1 e P2 sono le pressioni dell'aria quando il volume è rispettivamente minimo e massimo. E siccome V1 e V2 sono delle incognite del problema precedente, cioè quello della determinazione del tempo di ciclo, possiamo ricavare V1 e V2, o per esempio V1 in funzione di V2, ed andarlo a sostituire all'interno della nostra equazione. In particolare abbiamo V1 che è uguale a V2 per la radice kappesima, 1 diviso 1,4 elevato alla 1 diviso 1,4 per la radice kappesima di P2 meno P1. Quindi la parte che vi perdete alla sinistra della slide qui è che il tempo di ciclo minimo in alto è uguale, che è la parte di TC, è la parte che manca, è uguale a 4 V2 meno V1, ma nello stesso tempo possiamo scrivere che V1 è uguale a V2 per la radice di P2, per la radice kappesima di P2 diviso P1, quindi mettiamo dentro e abbiamo V2 per, aperta parentesi tonda, 1 meno la radice kappesima di P2 meno P1. E questo è uguale a Q per il tempo di ciclo minimo per 4. Tempo di ciclo minimo, sappiamo, ce lo dà il costruttore delle mie pompe. Dice il tempo di ciclo minimo per questo tipo di pompa, per queste portate, è, non so, non superiori a 10 accensioni all'ora, per esempio.
Q è la portata che io devo fornire alla mia, che la pompa deve fornire, e io la sceglierò un po' più grande della portata media necessaria. Potrei scegliere per esempio la portata media per un certo coefficiente di punta di utilizzo giornaliero. Le altre incognite che compaiono, qui siete P2, è solo P2 diviso P1, però anche questo P2 diviso P1 in realtà io vi ho già detto come calcolarlo. Certamente voi non ci avete fatto attenzione nel flusso delle cose che ho detto, perché P2, cioè che corrisponde al livello più basso, è la pressione minima che devo fornire ai miei piani. P1 è la pressione massima che devo fornire ai miei piani. Questi abbiamo detto che sono, cioè P1 è dell'ordine, la pressione massima che devo fornire è dell'ordine dei 60 metri in colonna d'arco, quindi 6 per 10 alla 5 Pascal. La pressione minima non deve essere tanto inferiore, deve essere comunque tra i 35 e i 45 per 10, tra i 35 e i 45 metri, quindi diciamo qui ho messo 45, ovvero 4.5 per 10 alla 5 Pascal, 4.5 atmosfere, 4.5 ectopascal. Un'atmosfera, quanti Pascal sono? 101.000. Quindi se vogliamo fare un'approssimazione, 100.000. E si chiama ectopascal. Quindi il mio volume V2 deriva da quella formula che vedete in alto, di cui a questo punto conosciamo tutti gli elementi e sappiamo nel caso quanto sia grande quanto deve essere grande la parte tratteggiata. Dopodiché nella mia autoclave prendo l'autoclave che è 3-4 volte quel volume che ho calcolato come indicazione. Questo per quanto riguarda la fornitura di acqua, ma l'acqua che va dentro deve anche uscire. Un po' la bevo, ma come mi insegna lui, bevo 3 litri al giorno. Se ne bevo 4, comunque faccio tanto di quella pipì che la distribuisco. Quindi tutti hanno preso la bottiglietta in questo momento, quelli che l'avevano in mano. E quindi da ogni piano io devo costruire anche una serie di scarichi. Gli scarichi, come tutti sapete, sono costruiti su una colonna o su colonne di scarico. La configurazione più semplice è un po' quella che vedete qui, cioè noi abbiamo uno scarico che intercetta un certo dispositivo, per esempio un lavandino, per esempio il water, collegato da tubi di opportuna dimensione, perché le cose che ci passano sono diverse. Bene ragazzi, questa è la materia nobile. E poi entrano in una conduttura generale. Ora voi sapete che in realtà, adesso la buona norma è non bisogna buttare gli oli esausti nel lavandino, per esempio, no? Oli esausti, quelli che avete già usato. Lei ha fatto una frittura di patatine per tutti gli amici l'altra sera, poi ha buttato l'acqua, ha buttato l'olio di frittura nel lavandino. Ecco, quello non bisognerebbe farlo, bisognerebbe raccoglierlo e portarlo al CRM. Bisognerebbe, perché se la beccano danno una multa. Oppure un ingegnere più intelligente degli altri convince il suo utente di fare un impianto separato in cui, per esempio, le acque dei lavandini della cucina vanno attraverso
su un disolatore, cioè un piccolo dispositivo in cui gli oli vengono separati dagli altri elementi. E quindi, diciamo, la storia anche qui dove potrei avere separati, o in teoria sarebbe meglio avere separati alcuni tipi di utilizzo, per esempio gli oli, le scariche della cucina diverse da quelle delle scariche dei bagni, per dirne una, per mettere dei dispositivi in mezzo appunto che consentono la separazione delle varie materie. C'è anche un'altra questione, per esempio qui vedete una colonna di scarico e vedete anche che spunta fuori dal tetto. Perché spunta fuori dal tetto? Perché questo consente di sfiatare lo scarico. Nello scarico si possono generare, per gli effetti idraulici della chiusura, i rubinetti, per i carichi che vengono imposti all'interno dell'impianto, si possono creare delle pressioni, non tanto del liquido o solo del liquido, ma anche del gas, che c'è, cioè dell'aria. E questo, per esempio, può portare a degli effetti indesiderati. Per esempio, voi avete una colonna di scarico su quale insistono magari, una vasca da bagno. Sulla vasca da bagno, una volta volete provare anche voi la sensazione che si vede nelle pubblicità di coprirvi di bolle di materiale, oppure mettete un bagno schiuma e avete la jacuzzi, la vasca idromassaggio, ammollate l'idromassaggio, cominciano a partire metri cubi di bolle dappertutto, no? Parte usciranno sul pavimento, ma in parte potrebbero anche, allora voi tirate lo scarico, le bolle vanno sullo scarico e poi quello che abita sopra di voi gli escono le bolle dai lavandini. E comunque ci sono effetti di pressione che vanno, insomma, vanno eliminati, per esempio con la presenza di questi spiaggi. Per evitare la risalita però di queste cose, tipo le bolle appunto che si vengono a generare in un lavandino, una cosa che sarebbe da fare è non fare come, perché il povero Cristo che abita qui in fondo rischia di beccarsi tutto quello che cade dai piani superiori e viene qua, deve passare attraverso questo tubo che è posto direttamente in collegamento con i dispositivi del bagno di chi abita al piano terra. Ora, chi è maggiormente soggetto al rigurgito di tutte queste cose è questo signore qua. Perché? Per esempio, se questo nel secondo piano è il nostro amico che carica la vasca da bagno e la riempie, qui avete un carico che potrebbe in teoria tornare dentro il sistema. Allora, una prima cosa è cercare di separare le utenze in modo tale che quello dell'utenza di sopra non arrivi all'utenza di sotto. Magari utilizzi la stessa colonna di scarico, ma in certi momenti ci siano delle piccole valvole di non ritorno, per esempio. Un altro accorgimento è quello di raddoppiare gli scarichi, cioè fare sì una colonna unica, però appunto per ogni utenza che ci siano degli scarichi separati, paralleli, che poi si congiungono alla colonna unica. Sempre con l'opportuno sfiato in alto per evitare che effetti di cambiamento di pressione abbiano effetti devastanti. Questo richiede effettivamente un minimo di progettazione. In un condominio dell'edilizia popolare degli anni 50 o 60, visto che la legge Fanfani, come si chiamò, fu la prima che cominciò a costruire case popolari, magari faceva degli scarichi tutti su una colonna in cui tutto veniva scaricato. L'edilizia, anche quella diciamo meno pregiata, degli anni del 2020, che è quando voi diventerete ingegneri, sperando qualcuno diventerà nel 2000,
nel 2020, qualcuno nel 2021, qualcuno nel 2022, qualcuno andrà a fare il grande fratello e non ci servirà di diventare ingegnere, ma comunque gli potrebbe servire anche in quell'evenienza sapere queste cose. Richiede che anche gli scarichi, che anche gli scarichi siano progettati bene in un edificio. Oggi sono miei colleghi molto più bravi di me, ma e quindi bisogna avere queste accortezze idrauliche, poi ovviamente dovreste avere anche delle accortezze acustiche, se proprio devo aggiungere, cioè succede spesso che voi, soprattutto gli studenti fuori sede, abitano magari in appartamento, la mattina quando si alzano senza il vicino o la vicina che fa la pipì al piano di sopra o al piano di sotto. Ah, questi scarichi dovrebbero essere isolati acusticamente. Questo è un altro. È ovvio che tutte queste infrastrutture dovrebbero essere anche isolate termicamente, cioè non devono essere sia la fornitura dell'edificio, possibilmente non deve essere posta esternamente alla casa, perché d'inverno si potrebbe ghiacciare. O d'estate si potrebbe scaldare, perché adesso noi ci godiamo i bei 25 gradi di sole che ci sono solo, finalmente ci asciuga un po' tutta quest'acqua. Però nello stesso tempo non vogliamo aprire il rubinetto e bere dell'acqua a 25-30 gradi. Quindi deve essere anche isolato, tutti questi impianti devono essere isolati acusticamente, termicamente e nello stesso tempo facilmente accessibili per la manutenzione. Quindi quando voi fate un progetto tenetene conto, ci sono altri più bravi di me da questo punto di vista, io semplicemente vi dico che queste attenzioni le dovete avere, e soprattutto se fate la casa per voi. Io a casa mia non ho neanche bisogno della sveglia, perché alle 6 di mattina sento il mio vicino di casa. Ho isolato acusticamente alcune pareti, ma altre non era possibile. Se fosse stato progettato diversamente, questa facilities non l'avevo. E questo è il mio messaggio per questo